Siamo nella nuova sede e volevo scambiare con voi un paio di parole. Un paio di parole su due cose che mi sono successe oggi, che ho visto oggi. Nel referendum sulla posizione di questa poltrona c'è stata una netta prevalenza di quelli che la volevano qui dove adesso sta e da dove quindi vi parlo, perché diciamo la democrazia diretta, se applicata in modo corretto, resta uno strumento utile per risolvere problemi di maggiore o minore importanza. Oggi c'era una manifestazione di precari della scuola di fronte a Montecitorio, quindi alla Camera dei Deputati. Io ne ero al corrente perché c'era una mia amica. In realtà, senza che io lo sapessi, c'erano anche altre persone che mi conoscevano e sicuramente moltissime che non mi conoscevano, e non c'è nulla di male, siamo 60 milioni in Italia, è anche una fortuna che non ci conosciamo tutti, tutto sommato. Naturalmente quelli che non mi conoscevano mi identificavano da questo, peraltro in una manifestazione di un centinaio di persone, non so, 100, 200, non mi sono messo a contarli, non ho abbastanza esperienza di piazze per fare dei calcoli così a vista. Ci saranno stati forse tre politici, di cui io che ero andato per amicizia verso una mia amica che è precaria, il presidente Pittoni, che è il responsabile del Dipartimento Scuola della Lega, che era andato perché si occupa del tema dei precari. Ogni giorno, diciamo, potrete constatare sue dichiarazioni sugli sviluppi della vicenda, e un'altra che chiamavano onorevole, ma che non so né chi fosse, né da dove venisse, né di che partito, né a quale partito appartenesse, insomma, però insomma almeno era lì. E questo senz'altro va apprezzato. Due cose mi hanno colpito. Allora, la premessa, quando di solito si va a protestare a Montecitorio, cioè davanti al Parlamento, lo si fa perché si è scontenti del governo, che invece sta a Palazzo Chigi. E questo non è solo un problema geografico, è un problema culturale. La gente, compresa la gente istruita che istruisce gli altri, cioè gli insegnanti, non capiscono che il Parlamento è una cosa, il governo è un'altra, la magistratura dovrebbe anche essere un'altra e la Presidenza della Repubblica dovrebbe essere ancora un'altra. Andare a protestare di fronte al Parlamento perché non si è contenti di un ministro ha anche un senso in teoria. Perché? Perché in teoria il Parlamento indirizza il governo. Ora, qui si apre un altro capitolo, la seconda gigantesca e tragica cosa che la gente non capisca. Siamo in democrazia, almeno sotto il profilo formale. Che lo siamo sotto il profilo sostanziale. Voi sapete benissimo che io ho dei dubbi, li ho espressi, e secondo me uno dei principali motivi per i quali non siamo in una democrazia sostanziale è che siamo inseriti all'interno di una gerarchia di strutture politiche che fortemente e oggettivamente condizionano i diritti che la nostra Costituzione tutela. Mi riferisco all'Unione Europea. Però formalmente siamo in democrazia. Che cosa significa? Significa che se c'è un emendamento
e votano a favore 200 persone e contro 100 persone, l'emendamento passa perché 200 è maggiore di 100. Se non ci credete, procuratevi 300 palline da ping pong, ne mettete 200 in un bidone, 100 in un altro e vi accorgerete che 200 è più di 100. Io la democrazia più di così non so come spiegarvela. Ma ovviamente da questo esempio delle palline da ping pong, cioè il più semplice che si può fare, ma magari potesse essere capito, scaturisce una conseguenza abbastanza ovvia. In Parlamento ci sono persone che la pensano in modo diverso. Qualche volta sono di più quelli che la pensano in un modo, qualche altra volta sono di più quelli che la pensano in modo diverso o addirittura su certi temi opposto, laddove esistano temi che si prestano al bianco e nero, d'accordo? Quindi, se uno va di fronte al Parlamento per indirizzare il governo, ci va rivolgendosi alla maggioranza, d'accordo? Che siede in Parlamento, e non rivolgendosi alla opposizione, perché l'opposizione, per quello che può, già cerca in qualche modo di indirizzarlo il governo. Vi faccio un esempio banale. Questa mattina in aula il presidente Romeo, il capogruppo, presidente del gruppo parlamentare Lega Salvini Premier PSDAZ, Massimiliano Romeo, ha cercato di indirizzare la discussione nel modo seguente. Ha avanzato la richiesta del nostro gruppo di avere in aula il presidente del Consiglio Conte per chiedere a lui informazioni su una serie di cose, a partire per esempio da quel benedetto rapporto che il 12 febbraio Conte aveva sulla scrivania e che parlava di un'epidemia che rischiava di fare fra 30 e 60 mila morti, dopodiché tre giorni dopo ha mandato 18 tonnellate di materiale sanitario nel paese da cui il virus proveniva, che era anche un bel gesto dal punto di vista umanitario, se si fosse stati certi che da noi quel materiale non sarebbe servito, mentre c'era la certezza esattamente opposta. Tutta questa storia poi è molto complessa. Poco fa ho visto il decreto ministeriale del 22 gennaio con cui il ministro Speranza metteva in guardia le strutture, insomma, vabbè, la storia è complicata. Però torniamo sul punto del metodo, non mi interessa il merito della questione, cioè il fatto che il governo sia stato estremamente incauto, mettiamola così. Dal punto di vista del metodo, Romeo ha detto: non ci interessa ascoltare Speranza, e io infatti non sono neanche andato a sentirlo, ci interessa ascoltare Conte, poiché occorre che Conte ci chiarisca che cosa è successo. Si è messa ai voti questa proposta, gli altri che sono di più hanno votato contro, noi che siamo di meno abbiamo votato a favore e abbiamo avuto il mite e anodino, siccome non è dei 5 Stelle non devo dirgli che non è una parolaccia, Speranza in aula a raccontarci le sue storie che poi mi leggerò sul resoconto, perché ora sto qui mettendo in ordine la mia nuova stanza e sinceramente lo reputo più interessante che ascoltare uno che non può che dirmi delle cose che tutto sommato sono poco rilevanti. Quindi l'opposizione ovviamente fa il suo lavoro, la maggioranza fa il suo, casualmente la maggioranza si chiama maggioranza perché è più grande dell'opposizione, casualmente in democrazia vincono i numeri, è vero che ogni giorno c'è un profugo che passa, diciamo, nello schieramento di quelli che tutto sommato una visione di Italia decente in testa ce l'hanno, però è uno stillicidio, insomma, la maggioranza è tuttora loro. Scusate questa lunga premessa che serve però a farmi capire, a farvi, diciamo, capire una cosa. I precari che stavano lì protestavano contro l'Azzolina. Vado subito al punto di caduta del mio ragionamento. Eppure secondo me se la meritavano. E perché se la meritavano? Perché tutti i discorsi di queste persone, che sono persone cui noi affidiamo i nostri figli perché li istruiscano e anche perché li educhino,
perché idealmente non gli trasferiscano solo delle nozioni, ma anche un minimo di senso della dignità del lavoro e delle istituzioni. Tutto il discorso era: perché noi qua, popolo, soffriamo. E certo che soffrite. Io sono 10 anni che vi annuncio che avreste sofferto, figurati se non lo so. E non è che sono contento che voi soffriate, tutt'altro. Sono poco contento che non mi siate stati a sentire, ma questo è un fatto mio e non diventa un fatto personale, è un fatto politico. Noi siamo qui e poi là, in quel palazzo, politica! Ecco, allora, amici miei, se, diciamo, il discorso diventa noi popolo buono verso loro politici cattivi, questo è esattamente il discorso con cui il Movimento 5 Stelle, prendendovi in giro, è riuscito a catturare il vostro consenso, per poi darvi un ministro come la Azzolina. E voi andate a lamentarvi della Azzolina utilizzando lo stesso ragionamento che ha portato la Azzolina lì. Amici cari, se non capite questo, io, se avessi un figlio, non ve lo manderei in classe neanche per farvi insegnare la tabellina del 2, ma neanche quella dell'1, e neanche quella dell'1 vale 1, perché se non capite che avete bisogno di un minimo input di cultura politica in più, di una minima, diciamo, capacità di analisi che vada oltre il noi soffriamo, la colpa è loro perché sono ladri, d'accordo? Se non andate oltre questo, avrete sempre dei politici la cui raffinatezza e la cui competenza saranno proporzionati a questo ragionamento che fate però voi, che fate voi. Io non ho mai fatto questo ragionamento, non l'ho mai fatto, non l'ho fatto quando non ero un politico, e non lo farò ora che sono un politico, ma non perché qui subentri un tema di interessi personali o politici da difendere, ma semplicemente perché il noi popolo che soffre versus la politica che ruba è il ragionamento sbagliato che vi è stato suggerito per fottervi. E se adesso che vi hanno fottuto vi lamentate utilizzando questo tipo di categorie politiche, difficilmente riuscirete a sovvertire la situazione, perché un sovvertimento reale della situazione parte da una consapevolezza un minimo più approfondita dei problemi. Se voi per la contabilità nazionale europea siete spesa corrente, se l'Europa ci chiede austerità, potete anche mettere la compianta Montessori al posto della tanto oggi tanto deprecata Azzolina. Potete fare tutti i discorsi che volete sul fatto che la colpa è della Gelmini anziché di Berlinguer, perché se siete di sinistra la colpa è di Gelmini e se siete di destra la colpa è di Berlinguer. Potete fare qualsiasi ragionamento sterile e fazioso vi faccia sentire contenti. Vi liberate, d'accordo? Come ci si libera nei posti in cui si producono ragionamenti del livello di questo qua. E poi, come dire, tirate l'acqua e ve ne andate, il risultato però è effimero. Il problema è a monte. Io lo scrissi a suo tempo anche nel mio blog, scrissi un post che si chiamava Il referendum, lo scuorum e la guerra civile, nel 2017, scuorum scritto col C, perché era un referendum sulla scuola che ero andato a firmare per sostenere, non ero un politico, da cittadino a firmare perché si facesse quel referendum. Ma il tema del post era cercare di spiegare agli insegnanti perché era opportuno che capissero in che sistema politico erano immersi. In un sistema in cui c'è il pilota automatico, chi sa cos'è non ha bisogno che glielo spieghi, e per chi non lo sa, se non lo sa nel 2020, forse è un pochino tardi per spiegarglielo. Quindi la prima cosa che mi ha colpito oggi era questa, il fatto che delle persone istruite, che avevano
assolutamente tutti i motivi di non essere contenti di come venivano trattati, perché la storia, per esempio, degli insegnanti cosiddetti Covid è allucinante, utilizzassero nel tentativo di, come dire, esercitare una qualche forma di azione politica esattamente lo stesso tipo di ragionamento che li aveva messi nei guai, cioè il ragionamento dell'antipolitica, quella che io qui chiamo apolitica, cioè la lotta cialtrona degli scappati di casa contro una casta identificata come indistinta e oscura accolita di persone animate da una volontà malvagia di nuocere al povero popolo che deve difendersi asfaltando, come oggi si dice, la suddetta casta. Vi faccio un altro esempio di questo ragionamento. Mentre ero lì, mi ha salutato un precario dall'occhio un pochino più vispo che diciamo di quelli di apolitica con la bavetta alla bocca, che in effetti poi era stato anche, credo prima che io entrassi in politica, a un convegno annuale di asimmetrie, ringraziandomi perché a suo dire gli avevo aperto gli occhi, mi ha fermato per salutarmi e per ringraziarmi una famiglia polacca, però vivendo in Italia aveva due studenti, erano lì, c'era anche la madre, dicendomi che mi seguono, cosa di cui li ringrazio. Poi dopo sono dovuto andare in aula perché c'è stata la votazione del calendario di cui vi parlavo prima, e poi sono ritornato a Montecitorio, perché questa volta protestavamo noi per il tema dell'immigrazione, perché oggi, se non ricordo male, il presidente della regione Sicilia Musumeci andava dal presidente del Consiglio Conte a significargli, diciamo così, le criticità che il modo in cui viene gestita in questo momento l'immigrazione sta creando sull'isola, insomma, centri che possono accogliere 129 persone, si trovano con 500 persone ammucchiate le une sull'altra, che è una cosa disumana in generale. Poi però ieri ero alla Camera, e alla Camera devi tenere la mascherina anche per parlare, mentre in Senato no, quindi poi sono stato ripreso da Battelli e con grande gioia del figlio dello sceriffo. Mentre ritornavo, ho incrociato una madre con un figlio piccolo di 6, 7 anni, 5 anni, e il figlio doveva aver chiesto qualcosa alla madre, se la domanda non riesco a immaginarla, ma probabilmente non l'ho sentita, però riesco ad immaginarla. C'era un gruppo di colleghi del gruppo parlamentare Lega, Camera, Senato, che si stavano assembrando con le mascherine, lo dico al figlio dello sceriffo, per poi muoversi da Montecitorio a Palazzo Chigi, fare l'indegna gazzarra a favore di stampa, almeno i fate qualcosisti sono contenti, e poi tornare a lavorare. E probabilmente il figlio avrà chiesto chi sono questi tipi con questi cartelli, che è quello che avevo chiesto anch'io all'età sua, mi sembra una domanda abbastanza lecita. La risposta è stata interessante, perché, questo l'ho sentito, la madre ha detto una cosa del tipo: sono quei ladri che ci governano. Io, diciamo, se non fosse stata col figlio, avrei ovviamente detto, qui indirettamente, non credo mai che una persona animata da una visione così sfaccettata e profonda dei processi politici di una moderna democrazia occidentale si attarderebbe ad ascoltare la diretta di un senatore della Lega che, come si sa, ha rubato 49 milioni di euro, dicono,
ed è composta da nazisti, fra cui io, no? Quindi non penso, comunque se non ci fosse stato il figlio avrei immediatamente utilizzato la frase standard del mio assistente legislativo, che è grazie per l'attestato di stima, e ovviamente avrei tirato dritto, perché, come dire, quando la tua intelligenza è sotto una certa soglia non si può che applicare la prima legge della termodidattica, cioè che ci sono cose che se potessero essere capite non andrebbero spiegate. Che cosa, secondo me, non aveva capito e quindi io non ho spiegato quella madre? O per dirla in italiano, che cosa non aveva capito quella madre e quindi io non le ho spiegato? Secondo me non aveva capito che non stava educando suo figlio. A mio parere i figli devono educarli i genitori e deve istruirli la scuola, d'accordo? Per me funziona così, le parole sono importanti. Quella madre non stava educando suo figlio e non educandolo non gli faceva un favore, perché ne faceva uno che fra malcontati 12 anni o 13 anni avrebbe votato per la Azzolina, salvo, o per il partito dell'Azzolina, salvo poi lamentarsi dell'Azzolina con i toni con cui aveva, diciamo così, per i motivi per i quali aveva votata. Sostanzialmente è paradossale, ma è così. Cioè, vedete che l'antipolitica è fantastica, è come l'antimateria, sgretola tutto quello che tocca. Spiegare a un bambino che le istituzioni non devono essere rispettate perché sono fatte di ladri può anche essere un momento liberatorio in cui tu, con un gesto che può anche essere in una certa ottica visto come un gesto coraggioso, provochi. Ma anche se ovviamente avresti per questo, cara mamma, il plauso degli adepti della politica, non significa fargli un regalo, no, no. Perché per partecipare alla vita democratica di un paese, libertà è naturalmente partecipazione, come sanno quelli di sinistra, quando in un modo un po', diciamo, masturbatorio si rifanno ai loro grandi classici, dei quali ricordano le parole ma non il significato, insomma, questo è l'analfabetismo funzionale d'altra parte. Non insegnare al proprio figlio la dignità della partecipazione significa sostanzialmente privarlo di libertà, cioè significa farlo schiavo, cioè significa condannarlo a un, ahimè, devo dirlo, meritato futuro di schiavo. Perché io desidererei che fosse chiaro, e l'ho detto anche ad alcuni di loro, che magari potevano pure pestarmi e sarebbe stato comprensibile, e mi riferisco agli insegnanti del primo round, non alla mamma del secondo round, perché l'85% di quelli che stavano lì a protestare per ottimi motivi, sottolineo per ottimi motivi, con la mia solidarietà, con il mio appoggio, tutti quelli che mi scrivono, cerco di rispondere, cerco di indirizzarli dai colleghi competenti, cerco di rappresentare questi problemi in riunione di gruppo, cerco di rappresentarli a Matteo, insomma, il mio lo faccio. Resta il fatto che l'85% delle persone che stanno lì, l'Azzolina, che tanto detestano, se la meritavano perché fondamentalmente l'hanno voluta e continuavano a volerla ragionando secondo le categorie dell'antipolitica, cioè del partito che vi ha inflitto l'Azzolina, che ci ha inflitto l'Azzolina. Ci ha inflitto perché io ho ancora, anch'io, sono un genitore indegnamente, che se avesse tempo di fare dei ragionamenti con i propri figli li farebbe forse meno rozzi,
ma ognuno i propri figli li educa come vuole. Questo sia ben chiaro, io critico il modo in cui quella madre ha educato il proprio figlio e mi permetto di indicare qual è il risultato di questo tipo di educazione. Il risultato di questo tipo di educazione è la Azzolina degli anni 2040, d'accordo? Perché tanto adesso questi si leveranno le palle, poi andremo noi, poi sono corsi e ricorsi. Ma essendo genitore anch'io, ho anch'io una figlia, il figlio per fortuna è, diciamo così, adesso sotto le amorevoli cure del ministro che l'un dei cigli un colpo aveva diviso, cioè Manfredi, se non ricordo male si chiama così perché è totalmente assente dal dibattito, un collega docente universitario. Una però ce l'ho ancora sotto le grife della Azzolina, quindi non sa se andrà in classe col mica banco, la maschera, la mica maschera, il tampone, il mica tampone, cioè vabbè. Noi la prendiamo sportivamente perché, diciamo così, non solo abbiamo cercato di educare i nostri figli, ma per una serie di, diciamo, percorsi un po' accidentati del moderno sistema educativo nazionale, siamo anche stati costretti ogni tanto a istruirli, cioè a fare un lavoro di supplenza del docente, che ci è successo anche questo, perché, diciamo così, d'altra parte poi quando tu vedi che, diciamo, quando assisti a certi happening capisci tante cose. Beh, io che cosa vi devo dire? Purtroppo sono stati avvelenati i pozzi. Il ragionamento dei precari, giustamente indignati per il trattamento che è loro riservato, ma che nell'analizzare la situazione non riescono a uscire dalle trappole in cui sono stati fatti entrare e non riescono a ragionare in modo diverso da chi gli ha inflitto il loro castigo, che è la Azzolina. O il ragionamento di quella madre che, diciamo così, educava il figlio al disprezzo delle istituzioni, sono due sfaccettature dello stesso problema, che è il problema. Ed è l'avvelenamento del pozzo della democrazia a cui tutti dovremmo attingere se volessimo uscire in modo condiviso e pacifico dai problemi in cui siamo, da parte di un progetto politico i cui fini, diciamo così, mi sembrano ormai abbastanza trasparenti, si stanno delineando giorno per giorno. E quindi non sto a descriverveli. Siamo a pochi giorni da un appuntamento elettorale. Questo appuntamento elettorale consente non solo ad alcuni, quelli che votano per i rinnovi dei consigli regionali e dei consigli comunali, quindi per il rinnovo dei presidenti delle regioni e dei sindaci, insomma, non solo quelli che hanno le elezioni amministrative, ma anche quelli che hanno, come in tutta Italia, l'appuntamento referendario. Ecco, siamo alla vigilia di un appuntamento elettorale che vi può permettere di dire no a questo avvelenamento dei pozzi. Potete utilizzare questa opportunità o potete non utilizzarla. Potete dire tanto non cambia niente, sono tutti ladri a politica, o potete dire 10 anni fa, per avere i numeri corretti della crisi o per sapere che cosa era scritto effettivamente su un trattato o su un regolamento,
dovevo andare su un blog dove potevo capitare solo per caso perché nessuno ne parlava e pochi lo leggevano. 10 anni dopo queste cose qui posso trovarle anche sugli atti parlamentari e ogni tanto arrivano in televisione, e quindi potete dire forse è stato fatto un passo nella direzione giusta, magari proviamo a farne un altro, perché ogni grande cammino comincia da un singolo passo, ma se si rimane a quel passo lì il cammino finisce. Ecco, io spero che quello che ho detto non sia interpretato da tutte le persone che ho incontrato, la mamma, il figlio, il precario, la studentessa avvelenata, come un attacco alle loro persone. Non è un discorso sul merito, è un discorso sul metodo. Devo dire però, e qui concludo, che da collega insegnante che ha cercato di insegnare ai propri studenti a ragionare in modo critico, un po' di avvilimento nel vedere, diciamo così, una classe in senso proprio marxiano, d'accordo? Cercare di imbastire una lotta aderendo alle logiche esatte del suo nemico di classe, e beh, questo tecnicamente ha un nome, è il sottoproletariato. Questa mancanza di coscienza di classe, e quindi questa correlata incapacità di agire in modo efficace per difendere, rappresentare in primo luogo, difendere, affermare i propri interessi, è il sottoproletariato. Ed è preoccupante che alla condizione di sottoproletario sia ridotto non, diciamo così, l'umile bracciante delle campagne, insomma la persona che non ha mai aperto un libro, perché lì ci sta, ma persone che i libri li hanno aperti e idealmente li fanno anche aprire gli altri. La politica non è il vostro nemico, la politica siete anche voi. Forse i vostri nemici siete voi quando smettete o addirittura non cominciate a riflettere con attenzione su quello che sta succedendo. Io sono 10 anni che provo ad aiutare gli altri a iniziare questa riflessione, la mia coscienza è a posto, questa notte dormirò e auguro anche a voi di dormire un sonno tranquillo.